Ciao a tutti, sono Matteo dal magazzino di Cambiago e siamo arrivati alla decima edizione delle nostre novità settimanali. Festeggeremo verso la centesima, quindi manca ancora un po' per stappare. Oggi cosa vediamo? 10 articoli di modernariato più uno in promo che vi presenteremo alla fine. Vi ricordiamo alcune cose prima di iniziare. Allora, iscriversi al nostro canale e mettere un bel like se vi piace il video. Il mio contatto che è 351-690-4263 o assistenza clienti @dimaniumano.it per qualsiasi informazione sui prodotti che vedete, che vi ricordo ancora che sono già acquistabili. Già ad appena li vedete mi potete subito contattare. Oggi ho scelto 10 articoli di modernariato perché? Perché a Milano c'è in corso un bellissimo evento con 25 marchi iconici di design, che è in corso tuttora. Potete andare questo weekend, siamo aperti sabato e domenica dalle 10 alle 19 con orario continuato e i prodotti stanno già comparendo sul sito. Quindi per qualsiasi informazione o che andate a Milano o che li vedete sul sito potete già contattarci. Partiamo con il nostro primo articolo che è questa coppia di appendiabiti Synthesis 45 di Ettore Sozzas per Olivetti. È una produzione italiana e sono appunto due appendiabiti con portaombrelli. Anni 70, e il materiale è un materiale plastico. Le misure sono 152 di altezza, 57 di larghezza e 57 anche di profondità. Il loro prezzo è di 580 euro per la coppia. Passiamo ora a due articoli combinati. Oggi in questa selezione avremo questi due articoli più altri tre di un'altra categoria che vi presenterò abbinati. Quindi abbiamo ritirati dalla stessa casa e quindi mi sembrava carino farveli vedere insieme. E sono una scrivania e un tavolo. Allora, partiamo dalla scrivania che ci sta inquadrando Giada. È una scrivania anni 60-70, presenta una doppia colonna di cassetti, una struttura in metallo cromato e smaltato e un piano in legno impiallacciato legno esotico. Le misure sono 75 di altezza, 180 di larghezza e 90 di profondità. E il suo prezzo è di 620 euro. Mentre il tavolo, quindi sempre anni 60-70, con strutture in metallo cromato e smaltato, piano in legno impiallacciato esotico e un bellissimo piano in vetro appoggiato sopra. Le misure sono 77 di altezza, 180 di larghezza e 90 di profondità. Il suo prezzo è di 740 euro. Siamo qui ora in compagnia di questo nobiluomo che a quanto pare è un mio avo, perché dicono che mi assomigli, ma non parliamo di lui, ma di alcuni articoli di design, che sono queste sedie Torbecchia di Giovanni Michelucci. Sono per Poltronova, sono anni 60-70, è un gruppo di quattro sedie, ve ne presentiamo solo due perché le abbiamo accostate alla credenza che vi faremo vedere tra poco. Appunto, progettate da Giovanni Michelucci nel 1964. In legno di faggio tinto e sedute in raffia intrecciata. Le misure sono 74 x 52 x 48 di profondità, l'altezza della seduta è 43 e il costo per il gruppo di 4 è di 670 euro. Vi facciamo vedere il loro marchio che è su tutte le sedute, qui sul retro, eccolo. Per poi passare a presentarvi appunto l'altro mobile, che è appunto la nostra credenza, sempre Torbecchia, di Giovanni Michelucci, sempre per Poltronova anni 60-70, e ad antebattenti e cassetti a vista, l'apriamo così lo facciamo vedere un pochino meglio. Qua. È in buone condizioni, come potete vedere. Sempre progettata nel 1964 in legno impiallacciato noce e si può anche vedere, anche solo a guardarlo, che è un mobile veramente solido. 85 cm di altezza, 200 di larghezza e 54 di profondità ad un prezzo di 3.300 euro. Vi abbiamo lasciato in sospeso con il terzo articolo di questa serie. Sempre di Torbecchia, di Giovanni Michelucci. Ci scusiamo per i lavori di restauro, ma siamo qua proprio vicinissimi. Vi facciamo vedere questo mobile. Credenza, appunto di Giovanni Michelucci, anni 60-70, un po' quello che vi ho detto prima degli altri due. Dovete sentire il profumo di legno che c'è qui, buonissimo. Vi diamo qualche altra info.
Allora, mobile cadenza ad ante battenti e cassetti a vista, che vi abbiamo aperto. È sempre un legno impiallacciato noce. Le sue misure sono 154 di altezza, 168 di larghezza e 47 di profondità. Il suo prezzo è di 2600 euro. Allora, questa è la zona in cui arrivano gli articoli dopo essere stati fotografati, quindi in attesa di essere portati in tutti i nostri magazzini. Vi presentiamo oggi non queste poltrone, ma questo mobile, che è un mobile anni 50-60 di produzione italiana. Abbiamo un'anta battente, cassetti a vista e ripiani a giorno. È un legno impiallacciato frassino, le misure sono 170 di altezza, 135 di larghezza, 45 di profondità e il suo prezzo è di 580 euro. Siamo qui a fianco del nostro campionario tessuti perché vi ricordiamo che qualsiasi prodotto vedete è possibile ritappezzarlo, divani, poltroni, sedute, e quindi c'è questa ampia scelta di tessuti, da cui adesso ne selezioniamo un paio a caso. Ci prendiamo questo e questo, così, e vi porto nella zona divani, che vi presentiamo due poltrone e un panchetto. Nel frattempo passiamo da questa zona in cui abbiamo tutti i quadri, magari l'avete visto in qualche vecchio video. Qui troviamo tutta dell'oggettistica varia, statue, oggetti in bronzo, vetrine piene di argenti, ceramiche e quant'altro, che trovate comunque tutto sul nostro sito www.dimaniemano.it. E adesso saliamo. Se si interrompe il video è caduta Giada. Per farvi vedere, queste due poltrone, a cui chiaramente associamo i nostri campionari, per farvi vedere appunto che, dato che queste poltrone hanno ancora il loro tessuto originale, è possibile chiaramente selezionare uno di questi, o appunto gli altri che abbiamo visti prima, per rifare imbottitura e tessuto. Allora, questa è una coppia di poltrone con imbottitura in espanso, rivestimento in velluto e base in legno. È del 1960 circa, di produzione italiana. Le misure sono 76 di altezza, 79 di larghezza e 78 di profondità. L'altezza della seduta è 36 cm e il loro costo è di 480 euro. Vi ricordo che sul sito trovate la spesa di spedizione già inclusa nel prezzo delle poltrone. Quindi troverete un prezzo con la spedizione inclusa. Ad esempio, queste poltrone hanno un costo di 150 euro per una spedizione in tutta Italia a bordo strada. Nel caso voleste ritirare, chiaramente trovate anche il prezzo solo per il ritiro, solo il prezzo delle poltrone, appunto, di 480 euro. Rimaniamo nel mondo sedute di modernariato e vi presentiamo questo panchetto in legno tinto ebano, che è stato già completamente restaurato. Infatti potete vedere che qua c'è già un tessuto nuovo in bottitura e è stato restaurato la parte del legno, quindi questo è pronto per essere messo in casa. Appunto, è questo panchetto di anni 60 con seduta a molle e rivestimento in velluto, come vi dicevo, già restaurato. Le misure sono 63 di altezza, 39 di larghezza e 44 di profondità. 44 è anche l'altezza della seduta. Il suo prezzo è di 780 euro. Ultimo mobile di oggi, mobile bar anni 50-60, e approfitto di questo mobile per presentare la persona della cooperativa di oggi, che è Fabio, che fa parte del restauro del modernariato, e adesso casualmente è dietro di noi, si presenterà. Ciao, ciao, sono Fabio e mi occupo di restauro. Sono specializzato in mobili di modernariato, come questo qui che andrò a presentarvi oggi. Ovviamente non tutti i mobili che sono pubblicati sul nostro sito sono perfetti a causa degli anni che hanno e della loro età. Quindi andremo a vedere qualche intervento di restauro che necessita questo mobile, che è comunque in condizioni decisamente buone.
Allora, io vi presenterei due categorie di restauro. Un restauro minimale, in cui andiamo a lavorare poco sul mobile, è poco impattante e quindi anche economicamente meno impegnativo e vi fa avere il mobile pronto in casa, oppure un restauro un po' più invasivo che però riporterà il mobile alle sue condizioni originali e quindi lo renderà molto più bello esteticamente. Come restauro minimale, questo mobile ha sicuramente bisogno di un incollaggio delle gambe, perché con gli anni e i vari movimenti che probabilmente sono stati fatti fare questo mobile, adesso sono abbastanza ballerine. Quindi incolleremo le gambe, dopodiché andremo a lavorare sulla regolazione delle antine, perché come potete vedere si muovono, e questa qua è una cosa che spesso succede nei mobili di modernariato. E infine andremo a dare una bella pulita a tutto. Questo mobile bar presenta appunto specchi e vetri all'interno, quindi daremo una pulita a tutto, l'esterno e l'interno, e una bella incerata, in modo da avere un mobile che si presenta dignitosamente. Se invece vogliamo andare a lavorare per riportare il mobile alle sue condizioni originali, visto che con gli anni la lucidatura si è ingiallita, questi intarsi non risaltano più come risaltavano una volta e ci sono tutti questi segni del tempo, escoriazioni, graffi, mancanze di impiallacciatura. Se si vuole fare un lavoro un po' più impegnativo, cosa andiamo a fare? Sverniciamo tutta la lucidatura vecchia del mobile, riportandolo a legno grezzo. Dopodiché lo andiamo a igienizzare per togliere tutte le sporcizie e le impurità che si sono accumulate negli anni. E poi andiamo a rifare la lucidatura con la nostra finitura, che è la finitura gomma lacca, che è la finitura che si usa anche nei mobili di antiquariato. È una finitura naturale che lascia l'essenza del legno molto in risalto, si vede il poro, si sente il calore del legno ed è una finitura a nostro avviso eccezionale. Dopodiché, dopo aver lucidato, stuccato, incollato tutto quello che necessita, ci sarà una finitura a cera che renderà il mobile leggermente satinato e dandogli anche un buon profumo. Una volta fatto questo avrete un mobile impeccabile e come nuovo dentro la vostra casa. Rimaniamo nella zona sedute, ma per presentarvi non una novità, ma un articolo, come avevo promesso, in promozione. Presente sul nostro sito, nella sezione appunto occasioni, che è una parte di sito che rinnoviamo giornalmente con sempre novità che andranno in promo. In questo caso abbiamo questa coppia di poltrone, che è una coppia di poltrone anni 50-60 di produzione italiana, con imbottitura in espanso e rivestimento in similpelle. È un rivestimento di recente fattura, ma chiaramente può essere poi, come dicevamo, modificato e fatto a vostro piacimento. Le misure sono 81 di altezza, 75 di larghezza e 78 di profondità. Il loro prezzo di listino è di 1.300 euro e le proponiamo a 845 euro per la coppia. Piano piano stiamo conoscendo tutti i membri della cooperativa. Oggi vi ho presentato Fabio e mi direte, ma sono tutti belli al restauro? Sì, sono tutti belli, li prendiamo tutti belli. Motivo in più per venire a trovarci a Cambiago, negli orari di negozio, quindi il martedì e il giovedì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10-19 con orario continuato. A Milano, non ricordo tutti gli orari, sul sito li potete vedere, oppure su appuntamento, mi contattate, quindi anche fuori dagli orari di negozio potete venire a visionare mobili, a chiedere preventivi e tutto quanto. Il mio numero 351-690-4263 o assistenza clienti @dimanoinmano.it. Vi aspetto per il prossimo video per conoscere un'altra persona della cooperativa e per nuovi mobili bellissimi. Ciao!